chi è? È Rolling Stone. Rolling Stone. Signore e signori, il premio universitario 1985 per il giornalismo quest'anno va a Elisabeth Würzel per il pezzo su Lou Reed pubblicato per Harvard Crimson. Voglio dimenticare tutto ciò che mi è accaduto prima di questo momento. Voglio fermare questo attimo. Per sempre. Vi ringrazio. È grandioso. No, tu sei grandiosa. Grazie. Figurati. Penso a tutte le band che verranno ad Harvard su cui potrai scrivere. È molto raro trovare qualcuno che possa partecipare ai concerti e che sappia scrivere con tanta chiarezza. Insomma, mi sembra che ci stia provando e lui è un caporedattore di Rolling Stone. E ti ha detto quanti anni ha? Oh mio Dio. Che c'è? Mio padre. Grandioso. Guarda là. Che c'è? Che succede? Non vedo mio padre da 4 anni. Aspetta un minuto, io pensavo... cosa ho detto. Papà, quando tornerai a vivere con noi? Io non tornerò più, lo sai. Ma mamma ha detto che se vuoi tornare per lei va bene. Sono certo che mamma non ha detto così. L'ha detto. Tesoro, ecco, questo non può accadere. Ma non significa che io ti ami di meno. Chiamami Baci Papà. Ma chi si crede di essere? Prima scompare per 4 stramaledettissimi anni. E poi pensa di poter venire qui a fotografare la figlia ad Harvard. Questo posto non ha nulla a che fare con lui. Dovrebbe avere almeno la decenza di capirlo, no? Almeno potresti fargli un discorso. Di che tipo? Non saprei. Come va la vita con quella stronza della tua fidanzata? Lizzie, è tuo padre, ti vuole bene. No, io non ho un padre così. A 8 anni siamo andati a vedere l'ultimo valzer. Russava per i tranquillanti. Ho dovuto vedere il film 3 volte prima che si svegliasse. Che tipo di persona?